che cosa si sente di dire ai vostri elettori che vi hanno comunque votato? Sicuramente un ringraziamento per averci sostenuto, comunque il risultato del 30% non è male, visto come sono andati tutti i comuni vicini, siamo contenti della campagna elettorale che abbiamo fatto, siamo orgogliosi di aver offerto ai cittadini un'alternativa al paese, e quando tra 10 anni ci guarderemo i figli dei nostri occhi, diremo: noi ci avevamo provato, noi avevamo avvisato che era meglio, diciamo così, forse cambiare. Questa volta è andata peggio per voi, qualche ripensamento su... Sì, è andata peggio, è vero che c'era un candidato sindaco dall'altra parte che ha lavorato sul territorio, forse qui è dove dobbiamo un pochino farci un esame di coscienza, abbiamo capito che non si vince solo con i bei progetti, ma bisogna anche essere integrati nel territorio. C'è chi ha lavorato 10 anni, è stato ripagato da questo lavoro di 10 anni, anche se paga un po' lo scotto di arrivare da dei progetti che non sono stati realizzati dai suoi predecessori, quindi avrà anche un po' l'obbligo verso la cittadinanza di fare quello che non è stato fatto prima. Dal prossimo consiglio comunale che tipo di opposizione pensate di fare? Ma spero che, visto che comunque riteniamo che il progetto Snago abbia completamente cambiato pelle, nel senso che entrano persone nuove, riteniamo il progetto Snago comunque un fallimento, un tradimento delle loro tradizioni. Non hanno candidato una donna osnaghese, hanno sempre visto la donna come che doveva essere messa lì, e poi quando avevano l'opportunità non l'hanno fatta. Spero che le persone nuove collaborino in modo di più con l'opposizione rispetto a prima e considerino l'opposizione molto di più rispetto a prima. Va bene, grazie, comunque buon quinquennio in amministrazione comunale. Insieme per crescere e cambiare sempre.